Ben ritrovati con la nostra informazione che si apre con un'ampia pagina di cronaca a partire da quanto è accaduto a Vibo Valentia. Ricorderete senz'altro la sparatoria avvenuta nella notte tra il 27 e il 28 settembre scorso a Pisco Pio, in seguito alla quale morì il 21enne Salvatore Battaglia e fu ferito Giovanni Zuliani. Ebbene, dopo l'arresto di Antonio Felice, 32enne ritenuto l'autore materiale della sparatoria, arresto avvenuto qualche giorno fa, questa mattina i carabinieri di Vibo hanno notificato altre tre ordinanze d'arresto e due obblighi di dimora. Si tratta in pratica di fiancheggiatori che con il loro silenzio, pur essendo a conoscenza dei fatti, hanno coperto le responsabilità, ostacolando di fatto le indagini. Così in carcere sono finiti, oltre ad Antonio Felice, già arrestato con l'accusa di omicidio e tentato omicidio, anche Michele Ripepi, Giovanni Zuliani, ferito nel corso della sparatoria, ai domiciliari Michele Fiorillo, mentre obbligo di dimora per Antonio e Giuseppe Francolino. Secondo la DDA si tratta di esponenti del clan dei Piscopisani. I reati che gli vengono contestati sono dunque aggravati dal metodo mafioso. A Reggio ora, per i cinque arresti che ci sono stati nell'operazione Fake Identity, una tentata rapina ad un furgone portavalori sventata dall'acume di alcuni agenti di polizia. Sentiamo. Travestiti da poliziotti e netturbini, erano pronti a rapinare un furgone portavalori, ma i loro movimenti poco disinvolti sono stati notati da alcuni agenti di scorta ad un magistrato che hanno allertato i colleghi, inducendo alla fuga i rapinatori. Sono cinque le persone arrestate dalla polizia a Reggio Calabria con l'accusa di tentata rapina ai danni di un portavalori e di armi. Si tratta di Claudio Amato, Marco Venuti, Pietro Cristian Scaramozzino, Alessandro Roberto Mirandoli e Domenico Condello, tutti già noti alle forze dell'ordine. I fatti risalgono al 9 settembre scorso. Gli indagati erano in Viale Calabria, armati e travestiti da agenti e netturbini, pronti a rapinare un furgone portavalori che doveva prelevare l'incasso del centro commerciale e nello stesso tempo consegnare 160.000 euro ad una banca. Da lì però sono passati alcuni veri agenti di polizia in servizio di scorta ad un magistrato della DDA e si sono accorti subito che quei due colleghi avevano qualcosa di strano. Non solo indossavano la divisa in modo non consono, ma avevano assunto pure un comportamento anomalo. Così hanno chiamato le volanti, il cui arrivo ha messo in fuga i due falsi poliziotti. Alla loro identità e dal loro piano si è arrivati attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza, alcune perquisizioni e alcune testimonianze. Scaramozzino e Mirandoli, con indosso le divise dei giubbotti antiproiettile, si vedono percorrere più volte il perimetro esterno del centro commerciale. Poco dopo, a bordo di un'auto rubata, arrivano Amato e Venuti con le tute arancioni degli operatori della nettezza urbana, anch'esse a coprire giubbotti antiproiettile. I due sono armati di pistola e di un fucile a pompa nascosto in un piccolo bidone per la raccolta dei rifiuti che portano con sé. Tutti restano un'ora e mezza fuori dal centro commerciale, talvolta parlando tra loro, ma prima che arrivi il portavalori vengono scoperti dai veri poliziotti e si danno alla fuga aiutati da Condello. A Corigliano, ora dove ci sono degli sviluppi legati a quella tristissima vicenda dell'aggressione all'uomo disabile, aggressione poi postata su Instagram. Altre tre persone sono state infatti arrestate e poste ai domiciliari dai carabinieri proprio per quell'aggressione. Sono accusate di tortura, lo stesso reato che 10 giorni fa era stato contestato ad un 19enne che era stato arrestato in quell'occasione. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che i quattro, in almeno due distinte occasioni, sarebbero entrati nella casa dell'uomo disabile che vive assieme al fratello, che ha anch'egli alcune difficoltà. Dopo averlo schernito, l'avrebbero anche picchiato, filmando e fotografando la loro bravata per poi postarla su Instagram. Oltre alla tortura aggravata, i quattro devono rispondere anche di violazione di domicilio e di interferenze illecite nella vita privata. Un 29enne cittadino del Mali si è presentato questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale di Gioia Tauro con una ferita torniamo in studio, grazie. Con una ferita alla schiena provocata da un colpo di fucile caricato a pallini. Non è in gravi condizioni, ma naturalmente i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro hanno avviato
le indagini per capire cosa è successo e giungere all'identificazione del responsabile. Le immagini invece del pronto soccorso di Crotone che abbiamo visto qualche istante fa si riferiscono ad una nuova aggressione che ha avuto come vittima un medico del pronto soccorso, appunto in servizio a Crotone. Un uomo di 57 anni ha fatto irruzione nella stanza del medico, che è un professionista catanzarese, pretendendo l'immediata misurazione della pressione. Quando il dottore gli ha chiesto pochi minuti di pazienza per completare l'intervento che aveva in corso, l'uomo ha perso le staffe, lo ha aggredito, lo ha minacciato violentemente. L'intervento delle guardie giurate ha evitato che l'aggressione diventasse ancora più grave. L'uomo, che peraltro è già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per il medico. Una prognosi di 15 giorni. L'uomo si è detto profondamente amareggiato dall'accaduto. Momenti di forte tensione nella località costiera della Tonnara di Palmi. Un 33enne evidentemente ubriaco ha infatti minacciato di far esplodere una bombola sul lungomare, una bombola che aveva preso nell'abitazione che condivide con altri 4 connazionali. Ha quindi appiccato il fuoco alla bombola con un accendino, provocando una grossa fiammata. Alcune persone sono riuscite a strappargli la bombola dalle mani e a chiudere l'erogatore del gas, spegnendo le fiamme. L'uomo e i suoi coinquilini sono stati poi rintracciati dai carabinieri. Nei loro confronti il prefetto di Reggio ha emesso il decreto di espulsione dal territorio italiano. Tra l'altro l'abitazione che è risultata affittata in nero ai 5 marocchini è stata invece sottoposta a sequestro. A Cittanova ora, dove una villetta a 2 piani è stata sequestrata a Francesco Gullace, 70 anni, detenuto, ritenuto appartenente alla cosca Raso Gullace albanese. Il sequestro è stato eseguito dalla direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria. L'uomo ha dei precedenti per associazione per delinquere e per armi ed è stato coinvolto anche nell'operazione antimafia Alchemia della DIA. Evidenziata la sproporzione tra i redditi dichiarati e invece gli investimenti effettuati, la DIA ha deciso di sequestrare sia la villetta sita in località Zomaro di Cittanova e anche numerosi rapporti finanziari. Chiudiamo la pagina della cronaca. Per ciò che riguarda la politica invece, abbiamo sentito il candidato a presidente della regione Carlo Tanzi in occasione di una iniziativa che si è svolta a Catanzaro Lido, nella quale si è parlato di una delle priorità della nostra regione, la strada statale 106 ionica. L'ammodernamento della statale 106 deve diventare una priorità, per davvero però, perché i soldi ci sono, se c'è qualcuno che sa cercarli e che sa interloquire con ANAS. E dunque è compito degli amministratori fissare questo come obiettivo primario e perseguirlo con determinazione e serietà. Carlo Tanzi, candidato alla presidenza della Regione Calabria, nel suo viaggio elettorale in camper è stato a Catanzaro, dove ha affrontato, insieme ad alcuni esperti del settore, uno dei problemi più vecchi della Regione in un incontro dal tema Statale 106, quale futuro per la strada della morte. 106 che è stata costruita 100 anni fa e in molti tratti della 106, soprattutto nel Regino, e anche in alcuni tratti in altre province, la 106 è esattamente identica a quella di 100 anni fa, non è cambiato niente, solo che 100 anni fa circolavano poche macchine o pochi buoi, e oggi ne circolano almeno 100 volte in più, quindi in pratica è una statale che è assolutamente inadeguata, è stretta, ci sono pochi dispositivi di sicurezza e la gente muore continuamente, con un incremento abbastanza evidente anno dopo anno, queste morti sono sempre più frequenti. La mia rabbia qual è? La mia rabbia è che i soldi ci stanno, la comunità europea, l'Unione Europea ce li ha dati, ci dice prendete di questi soldi per poter fare dei progetti credibili e affidabili. Ecco, oggi noi ci confrontiamo su questo tema mettendo insieme 4 proposte diverse, 4 che non vuol dire che l'una debba escludere l'altra, semplicemente che si può tirar fuori un documento programmatico tenendo conto dei 4 diversi contributi. E la cosa più importante, al di là dei progetti, è la realizzazione di questi progetti. Proporremo un cronoprogramma, cioè un calendario in cui diciamo entro
sei mesi si fa questo, entro un anno si fa questo, entro tre anni si fa questo, entro cinque anni si fa questo. Questo è il cronoprogramma. Chi mi conosce alla Protezione Civile sa che a me non piacciono i fronzoli, a me piacciono i fatti concreti, e la 106 deve diventare, dopo 30 anni di progetti tenuti nei cassetti realizzati, deve diventare un fatto concreto. Si è poi recato a Corigliano per discutere della grave situazione idrogeologica che minaccia ad ogni pioggia l'incolumità di cittadini che abitano interi quartieri della Piana. Dopo il maltempo che si è abbattuto nelle ore scorse nel Vibonese, la Protezione Civile ha lanciato un allarme sulla stabilità del viadotto Pizzo. A causa infatti della cementificazione, l'acqua non segue più i canali che seguiva invece quando i piloni del viadotto sono stati realizzati, e questo potrebbe creare dei danni. Per questa ragione i tecnici dell'ANAS hanno effettuato dei primi sopralluoghi per verificare la stabilità della struttura. Per quanto riguarda invece Vibo, il sindaco Maria Limardo ha preannunciato la richiesta dello stato d'emergenza. Abbiamo necessità di avere fondi a disposizione, ha detto, per poter ristabilire la fruibilità dei luoghi nel più breve tempo possibile. Torniamo a Crotone, dove 10 nuove unità tra ispettori e vice ispettori hanno preso servizio alla questura di Crotone. La loro presentazione ha fornito anche l'occasione per presentare il calendario 2020 della Polizia, ma dal questore Gambino sono arrivate anche delle importanti novità sulla nuova questura. Giuseppe Laratta. Implementato l'organico della questura di Crotone, sono arrivate infatti 10 nuove unità tra ispettori e vice ispettori, presentati questa mattina dal questore Massimo Gambino alla presenza del capo di gabinetto Ugo Nicoletti, alcuni dei quali erano stati anche presenti, come prima uscita ufficiale, alla presentazione del libro del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri a Crotone. La maggior parte dei nuovi ispettori sarà impegnata in servizi operativi, anche se al momento sono in prova e in conclusione di questo periodo si riveleranno le attitudini di ognuno e l'assegnazione nei vari reparti. Tre ragazze e sette ragazzi, quindi specifichiamo, ci sono un paio di ragazzi che sono di questa provincia, gli altri comunque sono tutti del sud, ma non è questo che rileva, è l'entusiasmo che ho visto in loro, anche parlando in questi primi giorni, sono arrivati tra il 13 e il 14, in questi primi giorni in cui ho potuto capire le loro attitudini. E poi vediamo se queste attitudini da me capite si risolvono in qualcosa di concreto nella realtà dei fatti. La presentazione delle nuove unità è stata anche l'occasione per illustrare il calendario 2020 della Polizia di Stato. 12 foto in bianco e nero, scattate dal fotoreporter di guerra Paolo Pellegrino, che ritraggono gli uomini e le donne in attività e che vogliono cogliere soprattutto il lato umano degli agenti. Sono scatti quotidiani di quella che è la vita di ogni giorno di ognuno di noi, sia che si svolga l'attività investigativa, sia che si faccia attività di prevenzione, sia che si tratti di rendere onore alla bandiera. Buone nuove anche sul fronte della nuova struttura che dovrà accogliere la questura. Questo quanto dichiarato dal questore Gambino. Penso che entro tra fine febbraio, marzo, potremmo avere già le gare di appalto. Quindi questo significa che stiamo già in una fase avanzata. Dipende poi ovviamente, cioè la palla è passata al provveditorato, è il provveditorato che delle opere pubbliche che sta andando avanti secondo quelli che sono i loro sistemi, i loro schemi. Il morto sta bene in salute, il titolo del 22esimo spettacolo teatrale messo in scena dalla compagnia Instabile del Tribunale di Crotone, che come ogni Natale da moltissimi anni ormai sale sul palcoscenico per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. Vediamo com'è andata. Prego, Mapu, pregamma la Maronna tutte e tre, che non ci sta nessuno. La compagnia Instabile del Tribunale di Crotone stupisce ogni anno di più. Giudici, avvocati e funzionari calcano il palcoscenico da 20 anni per un fine nobile, la raccolta fondi per la ricerca contro il cancro in collaborazione con l'AIRC. Lo spettacolo che hanno portato in scena quest'anno, come tradizione vuole ormai durante il periodo natalizio, è stato Il morto sta bene in salute, commedia del 1975 di Gaetano Di Maio.
La storia si svolge all'interno dell'alberghetto della famiglia Bottiglieri, con i due coniugi, Nannina e Gennaro, che devono far fronte a un grosso debito, poiché hanno utilizzato dei soldi trovati in un bagaglio abbandonato nella loro pensione. Quei soldi erano di un killer che doveva eliminare un concorrente. Marito e moglie, per uscirne fuori e non avendo grandi possibilità economiche, devono portare a termine l'omicidio. Onde! 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 E che la una è? Dove sta? Sa che le femmine quando era setta, io vedo tutte le cose a mezzo. Per me. Tra battute, gag ed equivoci, i Bottiglieri riusciranno a sbrogliare la matassa. Da notare la bravura e i tempi comici di tutti gli attori che, ovviamente, di professione frequentano il Palazzo di Giustizia, ma hanno sposato questa nobile causa per lottare contro il cancro. Lo spettacolo, il 22esimo per l'esattezza, ha registrato il tutto esaurito al Teatro Apollo di Crotone e l'intero ricavato è andato all'AIRC. In chiusura, come sempre, io scelgo Calabria. La pillola di oggi ha per protagonista la filiera del maiale nero. Le telecamere di Io Scelgo Calabria oggi vi racconteranno della filiera del maiale nero d'Aspromonte. Maiale nero d'Aspromonte, che è il vero maiale nero calabrese e che viene allevato non soltanto in provincia di Reggio Calabria ma anche in altre aree della nostra regione. Siamo infatti a Casabona, quindi in provincia di Crotone, e accanto a me Luca Carvello. Luca Carvello ha studiato fuori della Calabria, è un ragazzo molto preparato, però con questa passione che gli è nata e che sta seguendo con grandissimo impegno e grandissimo dispendio di energie. Passione, Luca, per il maiale nero d'Aspromonte. Più che altro la nostra passione nasce per la voglia di dover mantenere, diciamo, i prodotti del nostro territorio e rivalutarli e valorizzarli il più possibile, perché sarebbe un peccato poter perdere queste opportunità che il nostro territorio ci regala e che, a causa magari di motivazioni economiche, situazioni particolari, non riusciamo a valorizzare. Luca, alle nostre spalle proprio il recinto con questi maiali neri d'Aspromonte, che si contraddistinguono per la presenza di questa ghiandoletta, di questo bargiglio nell'area del collo dell'animale. E le caratteristiche di questo suino nero? Esatto, questo animale ha delle caratteristiche particolari, come per esempio i bargigli sotto il collo che contraddistingue la razza, e le altre caratteristiche sono caratteristiche che vengono date appunto dal fatto che questa razza è antica e viene stata, diciamo, mantenuta per fortuna da chi ci ha creduto, e come loro noi cercheremo di mantenerlo allo stesso modo. Ovviamente è un animale diverso rispetto ai soliti animali di massa e di mercato, perché è un animale che per arrivare alla macellazione ha tempi più lunghi, ovviamente viene cresciuto allo stato brado, è un animale rustico, quindi assimila tutte le proprietà del territorio, crescendo in delle macchie mediterranee e quindi prendendo tutte le proprietà delle erbe aromatiche e di quello che trova in natura. Ecco Luca, c'è senz'altro un minimo di integrazione, di alimentazione, però dici bene, in questo tratto, pezzo di macchia mediterranea che è molto suggestivo, queste colline dell'entroterra crotonese,
viaggia libero in questo territorio, questo tipo di razza, e quindi si nutre di tutto ciò che trova, una serie di essenze, anche di erbe aromatiche, che chiaramente poi conferiranno alle carni e al grasso delle caratteristiche sia nutrizionali che organolettiche davvero d'eccellenza. Cioè, in questo caso eccellenza non è un termine abusato. No, assolutamente, è un termine che viene utilizzato per quanto riguarda tutti gli aspetti dell'animale, anche per quanto riguarda il valore energetico che trasferisce a chi lo riesce a assaporare. Infostudio termina qui, grazie per essere stati con noi, arrivederci.